Eccoci di nuovo in diretta, ben trovati questa mattina, ospite nei nostri studi Mario Spanò. Buongiorno Mario. Mario è presidente di Confindustria, nonché un imprenditore storico della nostra città e poi stamattina ho scoperto anche che è insegnante a scuola e si occupa di una materia come la chimica, che è una materia importante, e in più l'alternanza scuola-lavoro. Insomma, con Mario potremo parlare di tanti tanti argomenti. Questa mattina però trattiamo l'argomento Confindustria. Confindustria è un'associazione che sta nel nostro territorio, così come a livello nazionale è importante ed ha radicate ormai delle radici storiche. Confindustria a Crotone, vede Mario Spanò presidente da 3 anni, ha visto, no, un po' il cambiamento tra la pandemia e il post-pandemia. Cosa è cambiato? Buongiorno e grazie dell'invito. È cambiato tutto, è cambiato lo scenario economico, lo scenario politico. Ci troviamo in un'epoca completamente diversa. Le nostre aziende erano già aziende che soffrivano, nonostante hanno dimostrato una grande resilienza, hanno dimostrato anche in questi momenti di saper affrontare le problematiche che sono state in questi anni dalla pandemia, poi alla guerra in Ucraina. Diciamo che noi stiamo vivendo veramente un tsunami, nel vero senso della parola, come un terremoto economico, dove molte aziende sono riuscite a restare ancora in piedi, soprattutto perché hanno una grande capacità di creare valore aggiunto. Noi riteniamo che le aziende sono veramente il volano per quanto riguarda tutte le attività del nostro territorio, e oggi il nostro presidente dice una cosa importante, il presidente Bonomi: se le aziende non funzionano, se le aziende non vanno avanti, se le aziende non producono, diventa un problema di sicurezza nazionale, nel vero senso della parola, perché effettivamente il paese si regge proprio sulla produttività. Prima di guardare al nazionale, no, io volevo fare un po' una fotografia, un focus su quello che è la situazione nel nostro territorio. Intanto, le aziende che fanno capo a Confindustria, oggi come si rapportano? Le aziende hanno continuato a lavorare e sono state veramente il motore del paese nei momenti di grande disagio, perché sono state le aziende, per esempio le aziende sanitarie, che hanno cercato di dare tutto il sostegno che la popolazione in un determinato momento ha avuto bisogno, le aziende agroalimentari, le aziende di forniture di energie. Diciamo che in questo momento le aziende, nonostante le loro problematiche, hanno avuto la capacità di risolvere i loro problemi e di dare aiuto agli altri. È un momento sicuramente non semplice, è un momento che va affrontato in maniera diversa. Come imprenditori siamo coloro i quali diciamo che non siamo quelli che riteniamo di vincere sempre, ma siamo quelli che non ci arrendiamo mai. Fare l'imprenditore nel nostro territorio non è cosa semplice, tu sei l'esempio, no? Parlavamo di impegno, di lavoro, di tempo e queste aziende, così come la tua, hanno spesso bisogno di rapportarsi con le istituzioni, con i sindacati, ma con tanti altri enti che servono da coadiuvante per andare avanti. È vero quello che dici, non è semplice, naturalmente c'è grande amore per quello che facciamo, naturalmente ringrazio mio fratello che è il presidente della nostra società, e di congiunto insieme con lui veramente siamo riusciti a fare tante cose sul nostro territorio. Abbiamo occupato tante persone, oggi ne abbiamo circa 150, sono stati periodi che avevamo oltre 200 dipendenti. E continueremo soprattutto a migliorarci sotto questo punto di vista, perché dentro di noi c'è la volontà di favorire un territorio che in questo momento soffre sicuramente due problemi importanti, che sono lo spopolamento e l'isolamento. Lo spopolamento perché i nostri giovani vanno via e non abbiamo la possibilità di avere delle risorse umane, e di conseguenza senza risorse umane abbiamo difficoltà anche in quello che potrà essere il cambio generazionale. E l'isolamento perché stiamo facendo tante battaglie come Confindustria per quanto riguarda proprio il discorso di rete, di infrastrutture, di porto, di aeroporto, di strade e di ferrovie, perché riteniamo che reti e nodi devono essere tra di loro collegate, devono essere collegate bene.
non puoi avere un buon aeroporto se non è collegato con un sistema ferroviario efficiente o con un sistema un attimino stradale. E lo stesso discorso vale per il porto, perché noi dobbiamo creare quei presupposti dove la gente può sicuramente viaggiare in sicurezza, ma anche le merci, perché noi abbiamo necessità anche di esportare, di fare in maniera tale che cerchiamo di, anche di dialogare con mercati che non sono i mercati nazionali, ma che siano anche i mercati esteri. È normale che con l'istituzione il rapporto è difficile, ma non per l'istituzione in sé, perché soprattutto con l'istituzione come la prefettura, la questura, c'è una collaborazione continua, devo dire la verità, e li ringrazio. Lo stesso anche con il comune di Crotone, lo stesso anche con la provincia, sia con il sindaco sia con il presidente della provincia. C'è un rapporto continuo, proficuo. Noto che loro spesso non hanno gli stessi strumenti che abbiamo noi nel privato per poter favorire determinati processi. C'è una grande lentezza proprio della macchina burocratica che non cammina come cammina la macchina dell'azienda privata. La macchina dell'azienda privata è una macchina efficiente, efficace, si muove in maniera istantanea, pensa e agisce. La macchina burocratica ha dei tempi molto lunghi e di conseguenza spesso non riusciamo a trovarci per queste problematiche. Per quanto riguarda il dialogo, Confindustria ha un ottimo dialogo con tutti gli attori sul territorio e stiamo facendo veramente grandi passi in avanti sia per quanto riguarda un attimino la zona industriale, sia con Corap, sia con il commissario Zessi, sia con la regione Calabria, perché noi dobbiamo rendere attrattiva la nostra area industriale, perché soprattutto in un momento particolare come il discorso della zona ZES, che potrebbe portare aziende da fuori ad investire sul nostro territorio, abbiamo la necessità di renderle attrattive. Se non rendiamo attrattive le nostre zone, è normale che qui a Crotone non verrà mai nessuno. Sicuramente l'aspetto della pulizia, ci stiamo interessando anche dell'aspetto stradale, della sicurezza, l'aspetto anche, sembra una cretinata ma che è importantissima, che sono i canali di scolo, capire chi pulisce questi canali di scolo, di chi è la competenza, e Confindustria si interessa anche di questo. Spesso tante notizie non vengono veicolate, ma effettivamente c'è un grande lavoro fatto dal direttivo, dalla struttura, proprio per favorire i processi e per non ingessarli in maniera notevole. Su questo territorio c'è anche il problema della bonifica. Sì, assolutamente. Per quanto riguarda la bonifica, noi abbiamo Eni, è un nostro associato. Noi stiamo cercando di portare avanti quella che è la fase POB 2 e di conseguenza noi, a prescindere dall'aspetto se i rifiuti devono essere portati fuori o devono restare qua, se bisogna fare un turismo di rifiuto o meno, noi stiamo chiedendo da tanto tempo che i lavori vengano accelerati, che questa, diciamo, benedetta bonifica venga fatta nel più breve tempo possibile, perché lei dice una cosa giusta, perché spesso tante altre cose non vengono fatte perché in pratica non sono bonificate. Conducendo è come se fosse il cane che si morde la coda. Noi dobbiamo fare in maniera tale che tutto poi alla fine sia coeso e che in realtà ogni cosa può essere fatta e non invece il contrario, che ogni cosa non può essere fatta perché c'è qualcosa che non viene mai completata. Cioè noi dobbiamo creare qualcosa che sia un effetto moltiplicatore, creare uno che diventa 100, non uno che diventa meno uno. Perché se noi continuiamo che l'uno diventa meno uno, probabilmente non avremmo vie di sviluppo. Mario, quale sarebbe secondo te l'esigenza primaria di queste aziende del nostro territorio in questo momento storico? In questo momento storico noi chiediamo soprattutto all'istituzione, soprattutto una collaborazione con loro, fare questi partenariati pubblici-privati, perché noi riteniamo che noi non siamo come nella sanità. La sanità non è in concorrenza con la sanità pubblica, la sanità privata deve essere integrativa, di conseguenza non c'è assolutamente una concorrenza. Lo stesso tutti coloro i quali lavoriamo, non è impossibile oggi che le amministrazioni continuino a lavorare in una maniera che si lavorava 50 anni fa, nel senso che non si favoriscono i processi con il privato, perché il privato ha le risorse economiche, il privato ha il know-how e di conseguenza tante cose si potrebbero dare in concessione, potrebbero essere gestiti in maniera completamente diversa. Quindi una maggiore programmazione. Sì, assolutamente. Vediamo nella nostra città l'aspetto del verde, l'aspetto cimiteriale e tanti altri aspetti che non sono curati per come dovrebbero essere curati, perché non c'è proprio la presenza del privato. Quando parliamo anche di dipendenti, no? Di lavoratori, oggi il tema che fa tanto scalpore è il reddito di cittadinanza. Spesso abbiamo sentito, diciamo così, fuori dalle porte
canoniche istituzionali, quindi sì, di associazioni, ma anche di enti, quindi il chiacchierare tra persone che la gente preferisce il reddito di cittadinanza ad un contratto di lavoro sottopagato o non giusto. Allora, questo ha creato, potrebbe continuare a creare delle difficoltà anche nel ricambio generazionale per le aziende che hanno bisogno di lavoratori per crescere. Assolutamente sì, questo ha creato notevoli disagi, che bisogna aiutare le famiglie bisognose, sono il primo e noi lo facciamo sempre, sotto tutte le forme, insieme con mio fratello sono oltre 30 anni che siamo vicini a coloro i quali non hanno determinate possibilità, perché la ricchezza va condivisa e di conseguenza coloro i quali hanno la capacità di avere un potere d'acquisto, di avere qualcosa in più, è giusto che venga dato agli altri, per questo il mio principio è un principio di equità, ma non può essere un principio che si basa nel dare qualcosa senza avere niente in cambio, nel senso che non possiamo abituare le persone ad avere un reddito di cittadinanza senza lavorare, cioè è inconcepibile che una persona di 67, 68 anni, 70 anni ha una pensione di 700 euro e un ragazzo di 24 anni che potrebbe avere le braccia e le spalle per andare a lavorare percepisce un reddito di cittadinanza. Tutto ciò ha cambiato veramente il mercato del lavoro, tra la domanda e l'offerta non si trovano più persone ed è diventato problematico, molti lavorano poi in nero falsando quelle che sono le aziende, che sono aziende effettivamente che lavorano con tutti i criteri che le normative richiedono, anche creando grossi problemi per quanto riguarda la sicurezza, perché non c'è sicurezza, non c'è niente in questi lavori neri, e poi spesso si parla in maniera generalizzata quando le nostre aziende di Confindustria, ma penso che anche le altre aziende, sono tutte aziende che lavorano adeguando a tutte quelle che sono le regole del sistema. E di conseguenza tutti i morti non sono morti che ci appartengono, ma appartengono a un sistema che probabilmente non è quello nostro. Ecco, parlavamo proprio di questo, no? Anche prima, fuori onda. E spesso abbracciamo due temi, no? La scuola e l'imprenditoria. Sì. L'alternanza scuola-lavoro ha fatto sì che tanti giovani dei vari territori, delle varie regioni, per il processo dell'alternanza scuola-lavoro andassero a fare questi stage, diciamo così, nelle aziende. Ed è capitato purtroppo che alcuni di loro, non so adesso per quali cause, abbiano perso la vita. No? Abbiamo sentito di quel giovane di 18 anni qualche mese fa, ma così come ce ne sono stati tanti altri. Ecco, questo è un rischio maggiore per le aziende, per quale motivo? È triste dire queste cose. Noi per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro siamo indietro in confronto ai paesi nordici, in confronto alla Germania, a tutti gli altri che hanno capito da subito che l'alternanza scuola-lavoro è qualcosa di positivo sia per quanto riguarda lo studente sia per quanto riguarda l'azienda. Ma spesso non viene collocata nella maniera giusta, cioè il ragazzo che va a fare alternanza scuola-lavoro non è un lavoratore dell'azienda, ma è un ragazzo che va a fare delle esperienze lavorative. E deve essere seguito in maniera diversa di come viene seguito un lavoratore. L'azienda ha il vantaggio invece di poter capire se quel ragazzo effettivamente ha delle capacità che domani potrebbe essere un potenziale suo lavoratore che potrebbe dare un valore aggiunto. Se l'azienda invece prende il ragazzo e pensa che è un suo dipendente, un suo collaboratore e lo butta nella mischia, ha sbagliato e di conseguenza crea un danno notevole e succedono questi i fatti spiacevoli come giustamente diceva lei, e di conseguenza in quel caso si pensa che l'alternanza scuola-lavoro non sia un sistema efficiente ed efficace, ma in realtà il principio è quello giusto, e ritorno anche al reddito di cittadinanza, e il principio è giusto, è l'applicazione che è sbagliata. Noi dobbiamo avere la capacità di applicare quello del reddito di cittadinanza, e che in pratica devono essere politiche attive, ma non passive. Se allora una cosa nasce con una finalità, deve avere quella finalità, non può nascere con una finalità e poi averne un'altra, perché in quel caso stiamo completamente sbagliando strada. Qual è la posizione di Confindustria nei confronti di questo governo che è appena nato? La Confindustria è sicuramente la posizione è una posizione positiva, una posizione speranzosa come lo è in tutti i governi. Confindustria è apolitica, Confindustria non ha mai fatto politica, non ne farà mai. Spera solo che il governo capisca che ci sono
delle situazioni che vanno risolte, soprattutto noi stiamo chiedendo da tanto tempo il cuneo fiscale, dove diciamo al governo che parte del cuneo fiscale deve essere data al lavoratore, così il lavoratore ha un potenziale di acquisto maggiore e di conseguenza può creare ricchezza all'interno del paese, e parte a quello che naturalmente è l'azienda per quanto riguarda il cuneo fiscale. E poi quello che stiamo chiedendo delle tassazioni eque, perché effettivamente abbiamo un sistema di tassazione notevole dove spesso e volentieri le aziende pagano più di quello che guadagnano. Di conseguenza queste sono le cose che chiediamo al governo, naturalmente in questo momento stiamo chiedendo anche per quanto riguarda l'aspetto energetico, perché abbiamo la necessità che il gas abbia un tetto, abbiamo la necessità di certezze perché gli imprenditori prendono delle commesse e devono sapere oggi qual è il costo che dovrà affrontare per poi capire quale deve essere il prezzo per poterlo vendere, e non può assolutamente saperlo tra qualche mese perché questo falsa tutto quello che è il mercato. E di conseguenza quello che chiediamo oggi al governo delle politiche forti, e soprattutto quello che chiediamo al governo è proprio una semplificazione delle burocrazie, perché per avere delle autorizzazioni diventa veramente difficile, e soprattutto una chiarezza di normative, perché viviamo in un territorio dove la legge non è chiara e spesso l'imprenditore non sa come comportarsi. È una programmazione, diciamo così, anche soltanto mensile, no? Di un'azienda in questo momento è totalmente difficile, totalmente impossibile, perché gestire dei costi che dall'oggi al domani cambiano, gestire delle commesse che sicuramente non mantengono nel tempo, sì, nel breve periodo, diciamo così, determinati costi, determinate cose, mette l'imprenditore, l'azienda sicuramente in una posizione di difficoltà. È vero, perché l'azienda parte sempre da un'analisi, fa un cronoprogramma e di conseguenza da quell'analisi parte. Nel momento in cui non può partire da un'analisi perché non ha i dati, perché l'analisi nasce dai dati, diventa tutto difficile, non si può programmare niente e di conseguenza vivere alla giornata sicuramente non è qualcosa che può fare l'imprenditore, perché l'imprenditore deve avere una capacità di vedere oltre. Se non riesce a vedere neanche quello che è vicino a lui, diventa veramente difficile. Per questo noi speriamo subito che questa situazione diventi una situazione completamente diversa, per ritornare come eravamo prima, perché siamo il secondo paese in Europa per quanto riguarda il manifatturiero, siamo il paese più bello del mondo, siamo coloro i quali hanno creato la bellezza, siamo coloro i quali hanno una grande capacità di inventiva, abbiamo una storia che non hanno gli altri. Di conseguenza in questo momento abbiamo bisogno di un governo forte per poter un attimino capitalizzare tutto ciò che abbiamo, e non per poter ridurre quello che abbiamo. E abbiamo la necessità in questo momento di ritornare a quello che eravamo, veramente una grande nazione. Qual è il settore che in questo momento sta soffrendo di più? Ne esiste uno in particolare, oppure le difficoltà che sono generalizzate, di cui abbiamo, sì, già parlato, fanno sì che non esista un settore privilegiato o più o meno in difficoltà? Soprattutto le aziende energivore, le aziende che hanno necessità di grande energia stanno soffrendo tantissimo, perché hanno dei costi sproporzionati e non riescono proprio a coprire quelle che sono questi costi, e hanno grossissime difficoltà perché non hanno la capacità di creare dei ricavi che possono coprire questi costi, che sono dei costi che arrivano direttamente, diciamo, dal cielo. Confindustria organizza dei tavoli per la concertazione di queste difficoltà, per cercare di trovare un incontro tra queste situazioni, diciamo così, momentanee, ma che non sono più momentanee, perché abbiamo pensato di essere usciti dal tunnel dopo la pandemia, ci siamo rientrati subito dopo con la guerra in Ucraina, e ancora, diciamo così, la luce non la si vede. Non la si vede. Il nostro centro studi di Confindustria ha potuto stilare un programma dove nell'anno 2023 la previsione è che probabilmente avremmo un rendimento negativo, mentre avevamo avuto un rendimento positivo nel 2022 in base alla crescita circa del 3%, nel 2023 invece le previsioni non sono delle migliori. Di conseguenza Confindustria sta cercando di fare tutto il possibile, di inventarsi qualcosa per quanto riguarda di coprire quelle che sono queste situazioni, per fare in maniera tale che le aziende possano restare in vita, perché noi ci rendiamo conto che un'azienda, una volta che chiude i battenti, non riapre più.
Di conseguenza, sotto questo punto di vista, c'è tutto lo sforzo per cercare di capire come uscire nel più breve tempo possibile da questa situazione veramente difficile. Prima di chiudere ti faccio un'altra domanda. È vero che le aziende del sud rispetto alle aziende del nord, certo che hanno sicuramente maggiore potere d'acquisto, sì, perché le aziende del nord sono, sì, più grandi, magari hanno anche le stesse difficoltà di quelle del sud, ma sono più radicate nel territorio, no? Però le aziende del sud hanno maggiore resilienza, hanno maggiore forza. Sì, è vero, ma l'azienda del sud è abituata, noi siamo sempre in trincea, lo siamo stati come le aziende che sono a Crotone, che è la provincia più povera d'Italia, e di conseguenza abbiamo già fatto un'ottima palestra, siamo già allenati, di conseguenza è normale che riusciamo tranquillamente a superare le crisi molto meglio di chi non è abituato e di chi è abituato invece a lavorare con dei rendimenti completamente diversi e con delle situazioni e sicuramente con delle infrastrutture diverse. Ed è normale che per loro è stato sempre molto più semplice. Oggi per loro la difficoltà è una difficoltà, per noi la difficoltà è qualcosa di, diciamo, di fisiologico, perché l'abbiamo sempre avuta la difficoltà. È una maggiore difficoltà che stiamo cercando un attimino di sopperire. Quello che noi abbiamo chiesto al Sud, al governo, sempre come Sud, di essere messe nelle stesse condizioni del Nord, di avere le stesse infrastrutture, di avere le stesse agevolazioni, perché poi penso che il Sud probabilmente è capace di essere come il Nord, se non meglio del Nord. Quindi Confindustria continuerà a battere i pugni, continuerà a farsi sentire, continuerà ad insistere sul territorio nazionale e diciamo così regionale, locale, affinché le aziende abbiano quei diritti, abbiano riconosciuti le stesse condizioni di lavoro del Nord. Assolutamente sì, noi vogliamo che i nostri sogni che abbiamo nel cassetto non diventino incubi, se diventano incubi è finita. La volontà è quella di non mollare mai, non molleremo mai, andremo avanti, speriamo di avere tante altre aziende e di avere un tessuto soprattutto anche sociale, economico, forte, per dimostrare che effettivamente la Calabria, perché io non faccio un discorso localistico, non faccio un discorso, certo, di Crotone, che la Calabria veramente è una delle regioni più belle d'Italia. Innestiamo la fiducia dalle famiglie fino agli... La fiducia non deve mancare mai, ci vuole tanto coraggio, tanta determinazione, le cose si possono fare, bisogna crederci, probabilmente il nostro lavoro in salita, però alla fine quando si raggiunge la vetta è molto più bello, perché grazie, da sopra vedi gli altri. La vista è migliore. La vista è migliore. Grazie Mario per essere grazie stato a con voi. Noi. Grazie. Ci incontreremo un'altra volta. Grazie. E una buona giornata a tutti. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. No, sono...